perché quando, quando arrivi il cielo si apre in un secondo. La danza, la pallavolo e naturalmente il calcio, settore di base, dunque formazione e crescita a partire dai bambini. Tutto questo è l'APD, Associazione Polisportiva Dilettantistica Quattro Colli. Ci troviamo a Scerni, 3500 abitanti, piccolo centro della provincia di Chieti, facente parte della comunità montana medio-vastese, la casa dell'APD Quattro Colli. Il presidente Walter Di Fonso. Noi nasciamo nel 2012 dalla fusione di tre scuole calcio e con l'apertura di una quarta. Poi lungo la strada purtroppo qualcuno ha fatto delle scelte diverse, vuoi per motivi personali, vuoi per motivi... Diciamo che avete perso un paio di costole, eh? Sì, un paio di costole. Però ci chiamiamo sempre Quattro Colli, le integreremo e... Noi puntiamo su quella che è la gratificazione che un bimbo può avere. Sappiamo perfettamente che uno su un milione arriverà a fare un professionista. Magari uno ci farebbe piacere e ci farà piacere. Però resta il fatto che l'importante è farli crescere, dargli delle regole per quello che mi riguarda, dare delle regole loro, seguire, avere degli istruttori e degli allenatori di qualità. Questo è quello a cui noi abbiamo puntato. Fondamentalmente si devono divertire. Noi appunto da quando siamo nati, l'anno successivo abbiamo fatto un'affiliazione col Pescara Calcio, che ringraziamo e che ci istruisce sulle metodologie da seguire. Presumo che cambieremo qualche cosa la prossima stagione, perché gli ultimi incontri con loro ci hanno permesso di capire, e siamo d'accordo con loro, chiaro sono più esperti, questo è fuori discussione, che alcune cose le stiamo sbagliando, quindi miglioreremo sotto questo aspetto, per poi nel momento in cui i ragazzi crescono e vanno fuori dalla fascia d'età di quella che può essere l'interesse del Pescara Calcio, abbiamo fatto un accordo a titolo gratuito fondamentalmente, ma soprattutto per i ragazzi, per farli disputare campionati giovanissimi e allievi con una squadra secondo noi di rispetto, tant'è che se non vado errato da Chieti a Termoli non c'è nient'altro che la Vastese Calcio. Questo permetterà loro di fare dei campionati giovanissimi allievi, che attualmente sono provinciali perché è il primo anno tra l'altro che la Vastese parte, e dopo c'è una riunione nazionale, che scusate se poco, penso che sia una buona opportunità, questo è quello che crediamo, quindi noi puntiamo sul dare il massimo delle possibilità a quelli che sono i ragazzi con cui abbiamo a che fare e chiaramente alle loro famiglie. Rivediamo con estremo piacere Tommaso Savassio, ex grande calciatore della Vastese per 9 anni, dal 70 al 79 se non vado errato, sì, poi ne parleremo, sì, però sì, qui sì. È importante la sua presenza perché è responsabile della scuola calcio. Intanto Savassio, una domanda, la scuola calcio dovrebbe essere rappresentare soprattutto un'opportunità per i bambini e per i più giovani, quindi per i ragazzini? Certamente è un'opportunità e si dà in questa età che abbiamo noi fino agli esordienti, diciamo che solamente per a scopo ludico e ricreativo e per divertire, nonostante nessuno vuole perdere, è logico, quando si va in campo si va per vincere, tutti i bambini vogliono vincere, però lo scopo principale è quello del divertimento, di farli crescere in un ambiente sano dove appunto esistono le regole, e lo scopo principale
fare di noi educatori e insegnare loro le regole del calcio, poi dargli l'entusiasmo del calcio, dargli le motivazioni giuste. Le scuole calcio devono partecipare e devono motivare i giocatori, ma devono seguirli proprio in tutto il percorso fino alla juniors per poi sfociare nelle varie prime squadre. Per evitare l'abbandono, perché questo è un altro fenomeno. No, che purtroppo esiste tra i ragazzi. Sì, l'abbandono esiste perché quando si arriva all'età, diciamo così, 14-15 anni e si è sempre pensati a vincere, alla vittoria, non si è pensati al divertimento, non si è pensati a fare, a dare a loro un rispetto delle regole, a dare un rispetto di quelle che sono le regole del calcio. È logico che poi arrivati a quell'età lì diventa un qualche cosa che non sopportano più e abbandonano il calcio perché non sono più motivati, non sono più interessati, perché oggi non è come una volta che c'era solo il calcio, c'erano soltanto, diciamo, questi sport. Oggi ci sono tante altre cose che attraggono questi ragazzi e quindi basta poco per farli andare via da questa, diciamo, da questo sport che è bellissimo se si fa semplice. Rivediamo qui e ci fa molto piacere un grande protagonista del calcio 5 di Abruzzo con la maglia del Chieti ma anche del Pescara, Alfredo Lanza. È un piacere anche rivederti dopo qualche anno, sei istruttore della categoria esordienti qui alla Polisportiva Quattro Colli. Beh, quando si parla di bambini c'è tanto da insegnare ma anche da imparare per un arricchimento personale, no? Ma è sicuramente molto diverso da quello che è il percorso di un allenatore nelle categorie senior, quindi sei più un insegnante che non che è dopo istruttore. E sono partito come istruttore di calcio a 5 già negli anni 2000, una scuola calcio, la prima scuola calcio a 5 in Abruzzo, io e mio fratello a Casalbordino, e poi varie vicissitudini societarie, sport impollutri e adesso Quattro Colli. Sono rientrato quest'anno, faccio la categoria esordienti, siamo al limite tra i piccolini e i grandi, quindi mi diverto. Ti diverti e lo vediamo perché il nostro Diego Martelli ha già filmato delle immagini molto significative. Ecco, dicevi bene, questa è un'età molto delicata, no? È un'età di passaggio. Sì, è un'età in cui i ragazzini guardano a quello che potrebbe essere il futuro. Brutti insegnamenti anche dal punto di vista televisivo, guardano quello che può essere diventare famosi, diventare calciatori, quando invece si dovrebbero divertire. Poi se uno è bravo va avanti, avrà la sua possibilità, però si va incontro a queste difficoltà con i ragazzi di questa età. Diciamo che forse l'aspetto positivo è lo spirito di emulazione per i gesti tecnici invece. Sì, per i gesti tecnici, anche se poi i ragazzini pensano che sia importante fare il tunnel, sia importante colpire di tacco, quando invece la concretezza è la cosa più, io glielo dico sempre, fare gol, scusate, con il sedere piuttosto che farlo di tacco è la stessa cosa, sempre gol, però hanno questa, bisogna aiutarli a migliorare questo aspetto qua. Fondamentale è che si divertano. Quello sicuro, è la prima cosa. La prima cosa, poi naturalmente anche le regole e il comportamento a cui tenete in modo particolare. Soprattutto il rispetto degli orari, il fatto di dover cominciare a farsi la doccia, tutte cose che sono importanti e che poi fanno crescere. E soprattutto il rispetto prima dell'arbitro quando facciamo le partite, poi dell'errore del compagno, aiutare il compagno. Non è semplice, però comunque ce la facciamo, ce la faremo. Yeah.
in compagnia di Emiliano Lanza, fratello naturalmente di Alfredo che abbiamo poc'anzi intervistato, istruttore dei primi calci ma anche allenatore giovanissimi provinciali Vastese. Per l'accordo è importante, no? È importante, sì, la Vastese non aveva scuola calcio, quindi voleva fare un campionato almeno. Siamo riusciti a dargli sia giovanissimi che allievi, una quarantina di ragazzi. E abbiamo fatto questo campionato sia provinciale sia di allievi che giovanissimi. Anche se poi la vostra missione è quella di crescere i bambini. E noi da tanto che facciamo questa attività, è una passione che abbiamo, io e mio fratello soprattutto. Poi siamo uniti con Quattro Colli, con Mister Savastio e Walter che è il presidente. Stiamo cercando di fare il meglio, quello che si può. Primi calci, età? Età 2010-2011, quindi dei 6-7 anni, 8 massimo. Ecco, a questa età non è che si possa insegnare più di tanto, nel senso che l'aspetto ludico è fondamentale. È fondamentale, però la cosa più bella che per un allenatore è quando vedi la crescita del ragazzino, da piccolino che da settembre che sono 3-4 ragazzini, che è normale che va a finire che a casa non li fanno neanche toccare il pallone, invece ci sono altri che già sono un pochino più pronti, però anche chi non si allena sempre, non gioca sempre, però dopo si vede, il miglioramento c'è e c'è una soddisfazione per la società, per i genitori. Diciamo che il primo ostacolo da superare quando si parla di bambini così piccoli, abbiamo detto 7-8 anni, è come insegnargli anche i movimenti, perché noi eravamo abituati alla palestra della strada, movimenti. L'attività motoria è fondamentale, quella coordinativa. No? Soprattutto esercizi di coordinazione. Soprattutto quelli. E poi la cosa più importante forse è come rapportarsi con loro, perché se per esempio si distraggono facilmente, quindi al massimo parlare 10-15 secondi, non di più, due nozioni, non di più, perché altrimenti cominciano a darsi da fastidio uno con l'altro e non si riesce a fare niente. Quindi caro Diego, chi parla tanto come me proprio non è la persona giusta, a parte gli scherzi, però è così. Che bisogna cercare di colpire la loro attenzione. Attenzione, sempre tenerli sulla corda. Spazio quando si è così piccoli, 7-8 anni alla fantasia. Alla fantasia, sempre, senza regole. Almeno la partita e la finale, quella là si devono divertire, per forza. Senti Alfredo, quanto manca però la palestra della strada ai bambini dell'era moderna? Tanto, io sentivo in televisione un'intervista a Giampaolo, allenatore della San Pedro, che diceva che lui abolirebbe le scuole calcio, perché una volta si giocava, si saltavano 10 cancelli per andare a giocare su un campetto, te lo facevi tu il campetto. È difficile riprodurre su una palestra una cosa del genere, anche perché si giocava con scarpe di fortuna, qui tutti belli precisi, con le scarpette, un paio di scarpette al mese, e fa la differenza arrangiarsi, giocare per strada, con i campi in discesa, con la palla che va sotto la macchina, deve abbassare, deve andare a raccogliere. Veniva forgiato anche il carattere, no? Sì, perché dopo litighi perché vuoi giocare tu, il compagno gli viene fuori quello più grande, qui è tutto organizzato. Ci sono i pro e i contro nella scuola calcio. Diciamo che l'istruttore dell'era moderna, e parliamo appunto di settore giovanile della scuola calcio, è chiaro che ha più problemi nell'insegnamento rispetto all'istruttore di ieri, proprio perché manca la palestra della strada. Bisogna insegnare dei movimenti addirittura ai bambini che prima venivano naturali perché si stava in mezzo alla strada, si facevano le cosiddette capriole e tante altre cose, non ci si arrampicava. Adesso è un po' più difficile per noi così farli impegnare sotto questo profilo qui per quanto riguarda proprio i movimenti, l'attività motoria di base. La strada insegna involontariamente questi movimenti qua, perché dico che fino all'età degli esordienti dobbiamo essere degli educatori del calcio, persone che devono insegnare le regole, devono insegnare i movimenti, devono insegnare tutto quello che gli occorre, poi quando diventeranno giovanissimi allievi hanno già
un qualcosa di acquisito che possono poi sfociare in quelle che è la tattica, in quelle che sono tutti i ruoli. Veramente deve essere soprattutto fantasia e libertà. Ecco, fantasia e libertà. Dribbling l'uno contro l'altro. Sì, insomma. Perché loro devono mettere fuori tutte le loro risorse che hanno all'interno, tutte sotto il punto di vista tecnico e di gioco anche, perché molte volte siamo noi stessi che li freniamo perché pretendiamo che facciano un qualcosa che vogliamo noi. Invece devono fare quello che loro hanno in testa. Esaltazione dell'istinto soprattutto. Sì, perché così si vedono proprio se ci sono dei talenti. Fino a 10 anni il risultato per noi conta pochissimo. Devono giocare anche perché i ragazzi che vengono a fare scuola calcio devono giocare tutti quando ci sono le partite. Che dopo è normale che qualcuno si lamenta, io mi starò giocando 5 minuti di più, tu 5 minuti di meno. Poi arriva anche il genitore. Arriva il genitore, quindi è meglio comportarsi bene con tutti. E quello è un altro spaccato, il rapporto con i genitori com'è? Ma ottimo, sempre. Sì, infatti i gruppi sono sempre ben affiatati, sempre. È difficile che capita che c'è qualche, anche se qualche volta i ragazzini a quell'età c'è qualche bisticcio qua, però è normale che i genitori non si intromettono mai, perché è giusto che sia così. Non sono invadenti. No, assolutamente. Rompono le scale. No. All'istruttore, no? Assolutamente no. Non si possono neanche permettere. No. Parlate chiaramente dall'inizio. Certo, deve essere così. Speriamo che sia una cosa che vada sempre più sempre meglio. Hanno tutti quanti capito che per divertimento giocano tutti quanti, non ci sono problemi per quanto riguarda anche il rapporto fra di loro, perché sono anche i genitori che sono tra di loro amici, sono di loro, si rispettano anche tra di loro, quindi queste interferenze, queste piccole discussioni qua fino adesso non le abbiamo avute. Se poi ci sono, come dicevi prima, persone che stanno lì ad assillarti con piccole cose che non hanno nessun valore ai fini del gioco e del divertimento, allora non lavori bene e neanche i ragazzi non si divertono. Questo capita più per i giovanissimi, più grandi. Arrivano a dicembre, novembre-dicembre, quando poi ci stanno andando a parlare a scuola, non vengono più a giocare a calcio perché va male a scuola. Cioè, è un controsenso questo del calcio, ecco perché invece io dico parlatene con gli allenatori, con gli educatori, insieme riusciamo a trovare la soluzione, perché così lui riesce a giocare e riesce a studiare. È un po' complicato tenere a freno le famiglie, questo è un dato di fatto, però abbiamo sempre smentito tutti nel dire che noi non siamo in grado di creare campioni. Certo. I campioni, se ci riescono, ci nascono fondamentalmente o hanno delle strutture, quale quella del Pescara Calcio, che ha allenatori sicuramente di qualità, ma li allena 4 volte alla settimana. Certo. Qui purtroppo, come tutti, il mio allenatore, che il mio responsabile tecnico, insomma, mi dice sempre: io ho fatto il professionista, però lo facevo giocando in mezzo alla strada 5 volte al giorno. Adesso il bimbo fa musica, fa piscina, fa di tutto. Quindi i tempi sono quelli che sono, la scuola è primaria, la chiesa è primaria, e quindi non possiamo rubarli alle famiglie più di tanto. Sono cambiati i tempi, gli stili di vita, è chiaro che forse il paragone è improponibile con i bambini di un tempo, però anche questo va ad influire sulla crescita del ragazzo. Forse prima era più facile, non dico sfornare talenti, però diciamo che l'humus era diverso. Secondo me sì, era dettato anche cioè i ragazzi sono impegnati su troppi fronti, e quindi pensare che un bimbo possa essere un campione di nuoto piuttosto che un campione di tennis, per poi c'è gente che fa tutti gli sport, ma è giusto che li faccia, per l'amor di Dio, però alla fine della fiera il genitore che mi viene a dire, qualcuno me la fa la battuta, a 5 anni voglio. Vorremmo tutti che fossero campioni, noi per primi, perché ripeto, non per discorsi economici che ci interessano, non perché ne abbiamo aiosa, ma perché mi sembra giusto che sia in primis sia il ragazzo a beneficiare di questo. È quello che noi crediamo. Ma
Tommaso, un altro tema che mi sta particolarmente a cuore è legato ai fuori quota. Ne abbiamo parlato poc'anzi a microfoni spenti. Io ho sempre detto, questa è la mia modestissima opinione, il ragazzo deve giocare, se bravo, a prescindere dall'età. Purtroppo non è così per questa regola. Secondo me è un po' cervellotica, ecco. Sì, è qualcosa che diciamo prima non esisteva. Prima giocavano i ragazzi che erano meritevoli. Non sempre ci sono tre fuori quota all'altezza della situazione. Se qualche società vuole vincere il campionato e altri che si devono salvare, ci devono essere dei fuori quota anche importanti. Non è che possono prendere dei ragazzi così alle prime armi e non hanno nessuna qualità e non hanno nessuna preparazione. Quindi diciamo che è una regola, anche secondo Savasso, che dovrebbe essere rivista. Sì, deve essere rivista, perché in mezzo al campo si vedono dei ragazzi che sono ancora non maturi per quelle categorie. Non dico che non ci devono essere, no, però essercene tre, cioè, obbligatori. Per trovare un equilibrio, diciamo così, sì, mettiamola sì, in questo un modo. Un equilibrio abbastanza, sì, che possa dare la possibilità sia alle società che ai ragazzi di poter entrare a far parte, però facendo a piccoli passi, non subito a fare questi fuori quote che così non danno nessuna qualità alle società. Alfredo è stato un grande interprete del calcio a 5 in Abruzzo con il Chieti, il Pescara, ha avuto un grande maestro che ancora oggi rimpiangiamo perché non c'è più da 14 anni. Corrado Roma è stato un tuo grande maestro. Ah, Corrado Roma è stato l'allenatore che mi ha insegnato a giocare a calcio a 5. Mi emoziona ancora, guarda, perché poi lui mi mandò via da Pescara perché non mi riteneva all'altezza. È arrivato Diego Vicentini, si passava al calcetto con i brasiliani e sono tornato a Chieti. E poi lui mi rivoleva a Pescara, anche perché dopo sono stato convocato in nazionale, però prima che andasse via, qualche anno prima, gli dissi che il merito della convocazione nazionale era soprattutto sua. Quello che insegnava allora è attuale, anzi è il futuro, perché adesso si gioca a calcio a 5 in modo totalmente diverso da quello che erano i suoi insegnamenti. I suoi insegnamenti erano il calcio a 5 vero, vero, tatticamente soprattutto. Una molto onesta, molto generosa, poi durante gli allenamenti era incredibile, vale. 3 ore d'allenamento. Sì, però era un martello. Veniva a lavorare, siccome faceva l'industria dei panettoni, veniva a lavorare col camice per impastare. Sì, sì. Odorava di vaniglia, mi ricordo. Però era estenuante un allenamento con Corrado. E l'abbiamo voluto ricordare così, Corrado Roma, ripetiamo, scomparso nel 2004. Sono trascorsi già 14 anni praticamente, come se fosse ieri. Ha lasciato dei grandi insegnamenti. Io ti ringrazio, Alfredo, per questa intervista. Ci ha aiutato a conoscere questa splendida realtà, una piccola realtà nata da qualche anno che però sta crescendo a vista d'occhio. Un po' alla volta, speriamo il prossimo anno di avere qualche ragazzo in più e di migliorare, di tirare fuori, di insegnare soprattutto ai ragazzi come ci si comporta dentro e fuori dal campo. Poi se qualche ragazzo riuscirà a fare carriera, tanto meglio. Grazie ancora. Ciao. Stavo dando un'occhiata anche all'album delle figurine 2012-2013, APD Quattro Colli. Beh, devo dire che questa è un'iniziativa molto ma molto particolare. Noi abbiamo preso questa iniziativa perché eravamo appena nati e facemmo questo album. È stata una cosa divertente, simpatica, che ha permesso ai ragazzi di rivedersi tra i professionisti. Non le racconto quello che succedeva quando mi è uscito Walter, cioè è stato simpaticissimo. Poi io sono un po' anomala come presidente, anche perché l'avete visto, cioè io mi adopero, sì, cercando di collaborare, non sono un soggetto esclusivamente. Beh, diciamo subito che Walter Di Fonso sì è presidente, però sta nel calcio a livello giovanile da quasi 30 anni. Beh, è anche istruttore, quindi. Sì, questo è vero, è una classica realtà. Io ho iniziato, allora innanzitutto non sono nato qui ma sono rientrato a 28 anni e l'anno successivo, nel 1990, ho abbracciato il calcio.
e ho fatto un po' tutti i ruoli, segretario piuttosto che dirigente, piuttosto che presidente anche di squadre di prima e seconda categoria, promozione e quant'altro. Poi ho ipotizzato che effettivamente il settore giovanile è quello più bello. Non ci sono ritorni economici, cosa che mi davano terribilmente fastidio con i grandi, e poi vedere crescere un bambino è simpaticissimo. A maggior ragione quando qualcuno dei tuoi ragazzi poi finisce in squadre di professionisti. Noi ricordo che abbiamo ancora, fortunatamente, e spero che lo meritino a lungo, sicuramente lo meritano come carattere, tre ragazzi al Pescara Calcio. E quindi questo è gratificante, indubbiamente gratificante. Bandiera della Provasto, Tommaso Savasso, dal 70 al 79, sempre Serie C. Ah, era il calcio vero quello, eh? Beh, quello era il calcio. Quello era il calcio vero, lo possiamo dire, sì, proprio possiamo ad alta dire, voce, ad altissima voce. C'erano anche squadre che adesso militano in Serie A, erano squadre organizzate, ma poi soprattutto erano due gironi di C che si giocava da Vasto, arrivavamo il girone. Giù si arrivava in Sicilia, abbiamo fatto un po' tutta quanta la Sicilia, siamo arrivati fino a Ragusa. Altri tempi, altro calcio, chiaramente sì. I giocatori avevano anche temperamento, carattere, però si giocava a pallone prima. Si giocava a calcio perché appunto in parte c'era soltanto il calcio allora, quindi anche i ragazzi erano portati un po' tutti a venire a giocare a calcio, eravamo numerosi allora di Vasto che facevano parte della Beretti, eppure anche dei dintorni, vedi c'era qualche ragazzo di Cerni, c'erano ragazzi dell'entroterra che venivano a Vasto proprio perché la squadra principale, la squadra più importante allora era la Vasto, che è il punto di riferimento. Quante presenze adesso nella Provasto? Penso 9 anni, 9 campionati. Mai contate, non ci posso credere, tutti i giocatori 214 sanno... quindi lo sapevi allora. Scherzo. 214 presenze. C'era Tonino Lovecchio che era appunto attaccante di diciamo quello più rappresentativo che è stato a Vasto come giocatore, ci stava Guido Mazzetti, anche Mazzetti che è scomparso dopo recentemente, no? C'erano diversi giocatori che sono nei primi dieci c'è anche Tommaso Savasio, ma le giocatori. Qualità? Sono stato uno dei pochi a Vasto che cui Gianmarinaro allora Tony ha proposto il ruolo di fluidificante, cosa che prima ancora non era, si giocavano con i quattro difensori bloccati. Quello marca questo, il 2 marcava l'11, il 5 il 9, era questa la tattica. Poi con Gianmarinaro abbiamo cominciato a fare un po' il ruolo. Era un precursore, è stato un precursore. Da allora è rimasta questa mentalità, diciamo, di andare sempre su quella fascia. Considerate che l'Aragona sono 110 metri, era un po' lunga a farlo fino a giù. Quanti chilometri ha fatto? Sicuramente parecchi. E il merito è stato quindi anche di Tony Gianmarinaro, che salutiamo. È stato il primo lì è venuto dopo che avevano vinto il campionato con il mister Orazzi. E poi è venuto Gianmarinaro, non è che c'era l'erbetta, la palla non si fermava, bisognava correre più la palla perché quelli erano 110 metri di terra battuta e allora bisognava andare più veloce, ecco perché era bello anche sotto questo punto di vista. Però nonostante tutto siamo stati una società che in 9 anni, 10 anni siamo sempre salvati, quindi per noi era sempre come vincere un campionato ogni anno. Lì c'era il Lecce, Bari, c'erano squadre che erano Messina, Palermo. Ma poi una serie C importante, sì. Non è quella, la serie C di oggi, con tutto il rispetto, però è così. Io ringrazio Tommaso Savastio, abbiamo fatto anche un po' di Amarcord, la sua carriera importante nella Provasto, soprattutto adesso la mette a disposizione dei giovani. Certamente. Grazie ancora. Grazie a voi e a tutti quanti, grazie di nuovo. L'invito è stato graditissimo, la giornata non si presentava tra le migliori, però alla fine siamo stati fortunati. Sì, tutto sommato sì, mi dispiace perché l'organizzazione era diversa, fermo restando che abbiamo qui un campo in erba naturale che potevamo sfruttare, quindi i ragazzi si sarebbero divertiti di più, che poi lo scopo è quello. Chiaro che la vostra presenza li ha agitati perché un operatore TV e un conduttore creano a un bimbo di 10 anni, possono creare delle ansie, però resta il fatto che abbiamo rimediato utilizzando la struttura
che normalmente usiamo d'inverno. Walter, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere aver visitato questa realtà che, ricordiamo, dispiega i suoi effetti dal 2012. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutto, veramente. Vi ringrazio per essere venuti, è stato un piacere conoscervi da vicino. Seguo le vostre trasmissioni e le continuerò a seguire con tanto piacere. Grazie ancora. Saluti.